Angolo di Dendolindo, Speciale Apocalisse. A cura di Padre Settimio Maria Manelli. Maria, cari amici di Dottrina Cattolica, riprendiamo i nostri incontri con, con Don Dolindo Ruotolo per la Radio Buon Consiglio e in particolare vediamo il suo, continuiamo con il suo commento al Libro dell'Apocalisse. Siamo arrivati a vedere la sua, eh, il suo commento alla seconda lettera delle sette lettere che san giovanni dirige alle sette chiese nell'apocalisse al capitolo secondo alla chiesa di smirne abbiamo visto il senso letterale di questa di questo testo continuiamo adesso con alcune osservazioni che don dolindo fa dopo averci spiegato il contenuto essenziale di questa lettera il titolo che dà questo paragrafo a pagina 49 di questa edizione in volume unico è questo: C'è spesso un mistero nelle rivelazioni di Dio, ma è un segreto di amore misericordioso. E questa seconda lettera, ricordate, indirizzata al vescovo della Chiesa di Sbind che era un santo vescovo, alla fine probabilmente San Policarpo morto martire da lì a poco. In questa seconda lettera non c'è nessun rimprovero a differenza delle altre lettere. Al vescovo e si preannuncia soltanto un periodo di forte persecuzione eh, che durerà eh, dieci giorni come vedemo ecco in dieci giorni c'è un tempo simbolico. Ecco, allora vediamo invece questo altro questa digressione o commento che Don Dolindo fa eh, in linea generale a, a questa seconda lettera. C'è un mistero nelle rivelazioni di Dio e questo mistero è un segreto di amore, di amore misericordioso da parte di Dio. Vediamo in tutte le rivelazioni di Dio, sia nelle scritture sante sia in quelle rivelazioni fatte ai santi, rivelazioni private, ci sono frequentemente delle oscurità che al nostro piccolo occhio sembrano a volte anormalità e persino contraddizioni, quanti sono coloro che, che, che pensano di trovare de, delle contraddizioni nei Vangeli stessi, in tutta la scrittura, in modo che poi arrivano a negare addirittura l'ispirazione. Ma già Sant'Agostino ci diceva che quando non capiamo qualcosa nelle scritture è perché noi siamo limitati e Dio lascia alcune cose oscure per noi per tenerci nell'umiltà. Bene, sentiamo Dondolindo. Bisogna pensare che il Signore può provare la nostra fede, cioè mettere alla prova la nostra fede. E bisogna anche riflettere che moltissime cose noi le giudichiamo nella nostra piccola orbita e le vediamo più secondo le nostre aspirazioni che secondo i disegni ammirabili del Signore. E dobbiamo solo riconoscere che l'uomo ha una visione limitatissima della realtà e della stessa storia. Tutta la storia dell'umanità ne è la prova di quanti errori è la prova di quanti errori, cioè quanti errori l'uomo ha fatto, ha compiuto, nonostante magari l'esperienza, perché è difficile, è difficile affrontare la realtà con eh, l'occhio di Dio, con la scienza di Dio, la sapienza di Dio, se non si è profondamente uniti a lui. Però è vero che Dio mette anche alla prova la nostra fede. È un po' quello che Gesù ci ha insegnato no? A, a, a chiedere nel Padre nostro: non ci indurre in tentazione, cioè non ci mettere alla prova perché siamo fragilissimi. Cosa che però vedete è stata eh, cambiata abusivamente con il la diciamo, modifica eh, liturgica del, del Padre nostro, almeno nella Messa, non nella liturgia delle ore ancora. E per cui non si dice più non ci indurre in tentazione, mentre era un fatto storico, cioè, cioè Dio ci ha sempre messo alla prova, ma si dice non abbandonarci alla tentazione, che è tutt'altra cosa, Ecco, non è quello che Gesù ha insegnato. Comunque, torniamo a noi: il dolcissimo e caritatevolissimo Gesù tiene conto di ogni nostra debolezza, e come la mamma addestra il piccolino. A camminare chiamandolo a sé passo passo, così egli ci mostra il cammino delle croci a poco a poco e ce lo presenta come breve perché tale è ai suoi sguardi o ce lo divide quasi in piccole tappe, ognuna delle quali segna una parte di quel cammino lungo e penoso che deve condurci alla meta gloriosa e che la certamente conduce. Ecco, cioè eh, Dio eh, ci mostra il cammino che dobbiamo fare eh, poco a poco, perché se lo dovessimo vedere tutto insieme eh, in un momento all'inizio, se dovessimo comprendere tutta la via del Calvario che, che dobbiamo percorrere, davvero ci scoraggeremmo. Ecco, invece lo fa con tanta, tanta, eh, diciamo così, eh, misericordia e tanta sapienza. Però, ecco, questo cammino di prova, di sofferenza, deve condurci, ci conduce, se lo seguiamo attentamente, alla meta gloriosa, al regno di Dio. Ecco, per esempio. Dondolindo applica, applica, diciamo con, questa, con questa osserva, questo commento di oggi applica alla nostra vita quello che eh, Gesù dice al Vescovo della Chiesa di Smirne: cioè che sarà messo alla prova, dovranno subire gravi tribolazioni e persecuzioni. Ecco così nella nostra vita, e questa lettera, applicandola a noi stessi, eh, ci fa capire che anche noi saremo. E passeremo tante prove dice dondolingdo per esempio ecco una tribolazione che colpisce un'opera di zelo per esempio per l'opera di un, un sacerdote eh, dà origine a un'opera di zelo che può essere caritativa oppure eh, diciamo catechetica come fece Don Dolindo con questo commento alla saga scrittura ebbene come il commento alla Sacra Scrittura di Don Dolindo, subì gravi tribolazioni, calugne, accuse, eccetera, o altre opere di santi subirono tante prove, ecco, la persecuzione, dice Don Dolindo, serve a vivificare quella stessa opera e a diffonderla. E Dio lo sa bene. Anzi, la persecuzione è in ragione diretta della diffusione dell'opera, sembra eh, un concetto umanamente assurdo, ma nella, nella mente di Dio è, è così, nella storia dell'umanità funziona così. L'opera di Dio spesso viene perseguitata, anche noi ne, ne stiamo eh, sperimentando, diciamo la, la, la realtà di questa persecuzione. Noi come istituto, comunque ecco, pensiamo al vescovo della chiesa di Smirne, alla chiesa di Smirne, una diocesi, una chiesa molto fervorosa, Gesù l'avvisa, sarà perseguitata, ma non temere, io sarò con te sempre. Ecco, la persecuzione perché? Perché è avvenuta, non poteva essere evitata, vista che era un santo vescovo, una santa chiesa, e ecco, la persecuzione, la tribolazione, la prova, vivificano l'opera di Dio e fanno vedere come non ha nessun sostegno umano, ma si fonda unicamente sulla potenza di Dio che confonde i superbi attraverso i piccoli e attraverso quelle cose che non sono le cose misere agli occhi del mondo. La persecuzione è in ragione diretta della diffusione dell'opera. Quando un'opera di Dio eh, riceve tante contraddizioni, ecco, queste contraddizioni avvengono per la diffusione dell'opera. È più lunga, più grave e spietata la persecuzione, quanto più grande e universale deve essere il frutto dell'opera stessa. Beh, sono davvero consolanti queste parole di Dondolindo Ruotolo che vengono dal cuore di un sacerdote perseguitato tantissimo ma lui stesso era convinto che la sua opera e eh, questo commento alla sacra scrittura eh, avrebbe trovato eh, in, in un tempo futuro una massima diffusione avrebbe davvero portato tanto bene quello da lui sperato e in effetti grazie a Dio si sta diffondendo ancora e continuamente grazie alla casa Mariana editrice apostolato stampa Ecco, dice Don Dolindo, noi invece intendiamo proprio l'opposto, quindi dà un insegnamento per la nostra vita, attenzione, attenzione. Noi spesso intendiamo proprio l'opposto e piangendo supplichiamo Gesù di abbreviare il tempo della persecuzione, e affannosamente gli chiediamo quando passerà la prova. Beh, certamente è una preghiera giusta, no? Eh, eh, però dovremmo chiedere la forza di superare ogni prova per tutto il tempo che Dio vorrà, perché la prova vivifica. Continua Don egli, Gesù, compassionando la nostra debolezza, ci dice. Che la prova finirà presto, come nella lettera a Smirne. E magari ci divide in tappe il cammino doloroso proprio come fece al vescovo di Smirne, dandoci come tempo della fine della croce i tempi nei quali egli comincia a operare per farla terminare col trionfo. Di una piena risurrezione. A noi sembrano fallite le sue opere, le sue parole e possiamo disorientarci quando siamo nella persecuzione, sembra che Dio ci abbia abbandonato, e sembra che le sue parole di sostegno ecco, siano no, no, siano fallite. Ecco, non, si, si, non si realizzino. Ma se riflettiamo che Dio è verità infinita e che noi siamo piccoli, piccoli, ci umiliamo, rinnoviamo la nostra fede e ci abbandoniamo completamente alle disposizioni della divina provvidenza. Ecco, questo è l'atteggiamento che Don Dolindo dice dobbiamo avere di fronte alle prove, alle tribolazioni, alle persecuzioni, umiliarci, chiedere a Dio l'aiuto e, e essere consapevoli di essere piccoli piccoli davanti a Dio rinnovare la nostra fede e abbandonarci completamente alla divina provvidenza. Certi avvenimenti futuri sono complessi, sono per così dire scene innestate a scene, fatti dipendenti da altri avvenimenti che è impossibile spiegare ha una mente limitata che si trova in un momento di preoccupazione interiore e vede un solo lato di certe situazioni. Dio parla dell'avvenimento immediatamente prossimo e tace degli altri che verranno o per delicata misericordia o per provare la fedeltà della sua creatura, perché Dio non ci fa vedere tutto subito quello che dovremmo soffrire e sopportare tutte le prove e le tribolazioni per la sua misericordia, per la pietà che ha verso di noi. Così per esempio disse che non sarebbe andato alla festa dei tabernacoli, e eh, no, ho saltato un rigo, Dio parla dell'avvenimento immediatamente prossimo e tace degli altri, così fece, ecco per esempio quando, durante la sua vita pubblica, Disse che non sarebbe andato alla festa dei tabernacoli a Gerusalemme e lo disse esplicitamente Giovanni 7, versetto 8: Andate voi a questa festa, io non vado. Perché disse così? Perché in quel momento non voleva andarci con i suoi parenti, i quali, abbiamo, sappiamo che non credevano, cioè lo credevano anche un po' matto, perché in quel momento non voleva andarci con i suoi parenti per mostrarsi vanamente con inutili opere straordinarie, come era loro desiderio, praticamente che volevano che facesse dei miracoli a Gerusalemme per manifestare chi veramente era, però non era, non è, cioè Gesù non fa i miracoli giusto per, per, per vanagloria, eh? quindi non volle andare per quel motivo. Ma poi subito dopo andò anch'egli alla festa, non pubblicamente, ma quasi di nascosto sempre Giovanni 7, versetto 10, per, perché vi andò per glorificare il Padre e non per partecipare a quella solennità. La mente umana può anche non capire tutto questo, ma se ha un briciolo di logica riconosce di essere dinanzi a Dio infinitamente a lei superiore e allora tace, la mente umana di fronte alla mente di Dio tace, Crede, adora, si abbandona a Dio e attende solo le sue misericordie e il compimento della sua volontà. Se i piccoli avessero per loro sventura una mente critica, in quante cose che la mamma dice loro fuori della cerchia dei loro giochi troverebbero contraddizioni e stoltezze? Quello che uccide la nostra fede è la presunzione di voler tutto giudicare e tutto vedere quando abbiamo un giudizio così limitato e una vista tanto corta. In certe cose bisogna pure avere la saggezza di dire io non capisco, mi abbandono alla scienza e alla sapienza infinite di Dio. Ecco, quello che uccide la nostra fede è la presunzione di voler tutto giudicare e tutto vedere senza fidarci di Dio. Ecco, questo è il problema dell'uomo, dell'orgoglio dell'uomo. Pretende, ha la presunzione diabolica di voler tutto giudicare, tutto vedere. È un po' anche l'ipercriticismo che eh, ha infettato anche l'ambito biblico o teologico, per cui eh, diciamo, non si accetta più la grazia della divina ispirazione, dell'inerranza biblica. Ecco, non si accetta più il, il, il senso che la Chiesa ha dato alla Sacra Scrittura attraverso eh, i Santi Padri, attraverso la Santa Liturgia e si pretende di voler eh, giudicare tutto, eh, anche quello che non si può giudicare e quando bisognerebbe solo dire io non capisco, accettiamo la grazia di Dio, la luce che viene da Dio, che è infinitamente santo e sapiente e che ci parla attraverso la sua scrittura e la sua santa tradizione ecco apostolica. Ecco, dopo aver annunziato la persecuzione che avrebbe causato la morte di molti martiri nella chiesa di Smirne, Gesù Cristo si rivolge al vescovo di Smirne che doveva essere uno di questi martiri, e gli dice sii sì fedele fino alla morte. <coughs> <coughs> mm. <coughs> eh, Scusata, sii sì fedele fino alla morte. E ti darò la corona della vita. Che meraviglia questa promessa! La corona. Della vita, cioè la vita eterna, beata, ma devi essere fedele, fedele fino a quanto? Fino a, addirittura a essere ucciso per la fede e avrai la corona, la corona che si dava ai vittoriosi, la corona quale? Della vita, cioè la vita eterna. Rivolto poi <coughs> a tutti i fedeli di quella chiesa, sui quali incombeva la persecuzione, Gesù aggiunse in questa, in questa lettera: Chi sarà vincitore non sarà offeso dalla seconda morte. Cioè, che cos'è la seconda morte? Dall'eterna dannazione, la, dannazione la, la, la morte eterna e nella risurrezione riprenderà glorioso quel corpo medesimo, immolato per amore di Dio. Ecco, andiamo a prendere il testo. Ecco, conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tu sei ricco, ecco eccetera. Non temere nulla di quello che stai per patire. Ecco, non temere quello che stai per patire. È una parola che va bene per tutti noi. Non temiamo, rimaniamo fedeli. Sappiamo che dovremmo patire, patire molto per la fede e per eh, i nostri doveri da eseguire con eroismo. Ma non temere. Ecco, il diavolo getterà alcuni di voi in carcere perché siate provati e avrete una tribolazione di dieci giorni. Sii fedele. Sino alla morte, e ti darò la corona della vita. Ecco poi il versetto 11. Chi ha orecchi, ascolti quel che lo Spirito dice alle Chiese. Chi sarà vincitore non sarà offeso dalla seconda morte. Il vincitore, in questa prova, in questa persecuzione o nella, nelle prove della vita, chi sarà Fedele e vincerà il demonio, la carne, il mondo, non sarà offeso dalla seconda morte. Qual è questa seconda morte? È la morte eterna, la dannazione eterna. Ecco, e qui rimanda, tra l'altro, a Apocalisse 20, versetto 6 e 14 e a Apocalisse 11 versetto 8, da confrontare su questa seconda morte. Queste parole di arcana speranza al vincitore, il vincitore non sarà offeso dalla seconda morte, mentre chi perderà sarà dannato, ecco, però chi vincerà non sarà offeso, colpito da questa morte eterna, sono parole di arcana speranza, erano la consolazione che il Signore dava alla sua Chiesa, per le grandi pene che l'avrebbero colpita allora, nelle dieci grandi persecuzioni fino a Diocleziano, è una delle interpretazioni dei dieci giorni, come abbiamo visto nell'altro incontro, nei dieci giorni di cui parla in questa lettera, e nelle persecuzioni che avrebbe sofferto non solo fino a Diocleziano, ma sino alla fine dei secoli. È la nostra speranza ancora oggi. Non saremo colpiti dalla seconda morte se vinceremo. In queste tribolazioni, cioè, se saremo fedeli a Cristo e al suo Vangelo, alla sua dottrina. Queste parole, ecco, quindi, eh, sono di arcana speranza. Cominciava allora la sua terribile giostra, il demonio, e l'amore del suo sposo divino della Chiesa ne consolava le amarezze. Con la, del, con la visione della corona eterna e dell'immortale risurrezione. Quindi da notare, ecco, Don Dolindo fa giustamente notare in, questo, in questa frase di Gesù l'amore dello sposo divino verso la sua Chiesa, un amore che si manifesta nella promessa della vita eterna, della gloriosa risurrezione tutta la lettera anzi al vescovo e alla chiesa di smirne era ed è diretta ancora oggi a tutta la chiesa che è perseguitata dandole i grandi motivi del suo conforto nelle angustie amarissime che essa la chiesa oggi soffre infatti si trova innanzi ai potenti e ai prepotenti del mondo e deve affrontare la loro forza di questi potenti senza avere né armi né difesa è veramente ardua prova non avere un codice cui poter ricorrere un diritto da poter affermare e far valere un esercito su cui poter contare il mondo persecutore invece forma i suoi codici di oppressione battezza come leggi dello Stato le sue sopraffazioni. Stiamo vivendo in un clima veramente così. Don, Don Lindo parla del tempo della guerra con i disastri del nazismo Ecco, e, e, e noi viviamo ancora in una fase, eh, in una fase simile, anche se non eh, materialmente così violenta, ma molto simile. Lo Stato fa le sue leggi e le sue sopraffazioni, non ammette altro diritto che il proprio e ha a sua disposizione la forza brutale per farlo valere. Nessuna posizione, anche del più piccolo regno, è più difficile e ardua di quella nella quale si trova la Chiesa perseguitata dagli empi e dai tirani, sempre, ancora oggi. Ancora oggi viene messa alle strette dagli empi e dai tiranni. Basti pensare che nell'Italia in cui la Chiesa ha la sua sede fondamentale, principale, la sede di Pietro, ecco, eh, vigono leggi assassine come l'aborto o come l'eutanasia o come ecco, le leggi che distruggono la famiglia, il divorzio o come eh, ecco, l'immoralità dilagante sotto ogni aspetto. Essa la Chiesa è sola e rimane sola. E bisogna confessare che non sempre la massa dei suoi fedeli brilla per coraggio o per forza. Purtroppo oggi possiamo dire con, eh, diciamo con eh, certezza che non solo i fedeli non brillano per coraggio o per forza ma gli stessi pastori che si piegano ai regimi alle ideologie e che rinnegano la fede la fede cattolica la dottrina cattolica qual è il suo appoggio l'appoggio della chiesa quando tutto pare che crolli intorno, qual è l'appoggio dei cristiani della Chiesa? È Gesù Cristo, vero Dio che tutto domina, è il primo e l'ultimo, Gesù Cristo che per primo fu sopraffatto e morì in croce, ma che poi risorse a vita immortale. Il Redentore divino non abbandona mai la sua Chiesa. Ne conosce la tribolazione, come dice in questa lettera, sa bene la povertà nella quale il mondo la riduce spogliandola dei suoi beni, lo sa, sa tutto Gesù, e giudica egli con infinita giustizia le calugne, le ingiurie, le sopraffazioni alle quali è fatta segno, delle quali è fatta segno la Chiesa. Ne conosce la tribolazione per confortarla, ne conosce la povertà per soccorrerla e giudica le ingiurie per ricevere che riceve per punire queste ingiurie. Infatti i poteri eh, di questo mondo che eh, attaccano e vogliono distruggere la Chiesa saranno distrutti e annientati, mentre la Chiesa rimane in eterno perché è fondata su Cristo. Nella tribolazione, la Chiesa nella tribolazione, Gesù la ama, nella povertà materiale la arricchisce di beni superiori. E in mezzo alle calunnie e alle ingiurie la glorifica, adornandola con la santità e col martirio. Il mondo stesso è costretto a riconoscere e apprezzare questa singolare potenza della Chiesa quando controlla il fallimento completo delle proprie congiure e di quelle delle sette che sono la vera sinagoga di Satana. Nonostante le inevitabili miserie dei membri della Chiesa militante, infatti il mondo non ha visto e non vede mai sotto il sole una cosa più bella della Chiesa Cattolica, soprattutto per la ricchezza della sua santità. Un santo è tale gioiello che nessun brillante delle corone regali può starvi a fronte. Ora la Chiesa si arricchisce di santi proprio nelle persecuzioni. Non ne ha uno solo o pochi, come quegli eroi, guerrieri, letterati e scienziati dei quali il mondo si gloria, ne ha milioni iscritti nei suoi cataloghi canonizzati, appunto. Ne ha innumerevoli turbe iscritte nel gran libro della vita, molti sono i santi che eh, non sono canonizzati, ma che sono nel libro della vita. Sono candidi per purezza i santi, rubicondi per eroica immolazione brillanti per carità sovrumana, fulgenti per dominatrice potenza soprannaturale innanzi alla quale le colossali forze della natura diventano come giochi infantili guidati da una mano terrena. Tenera. Stanno in un'atmosfera superiore i santi, immensamente distante dal povero limo e fango della terra, Eppure sono la parte più nobile e fattiva della Terra stessa, per altezza di pensiero, profondità di scienza, per attività di organizzazione, per delicata finezza di arte. Essi non disdegnano di scendere dalle altezze degli orizzonti eterni fino ai poveri e limitati orizzonti della scienza terrena e rifulgono su quelle cattedre che il mondo superbo apprezza come troni da superuomini. E che per essi, innanzi alla luce eterna, sono meno che umili scanni di elementarissime classi. Bene, il prossimo paragrafo, Dondolindo, si sofferma ancora sui santi, i santi che ridonano alla Chiesa i dolci lineamenti di Cristo. Abbiamo visto come i santi sono la miglior parte dell'umanità la parte più gloriosa dell'umanità, dispetto di tutti quelli che nel mondo si credono chissà chi, e in realtà sono miseri, uomini, peccatori. Ebbene, la grandezza dei Santi dove sta? Soprattutto nel mostrare, nel momento in cui essi vivono, i lineamenti del Cristo, il Cristo Redivivo. Ecco, I santi, i santi sono l'inesplorata ricchezza della Chiesa. Sono l'espressione più bella della Chiesa, ne sono il più espressivo ritratto. Per così dire, guardandola la Chiesa attraverso la luce dei santi, appare la Chiesa, una regina assisa sul trono profondamente pensosa nella sua nobile fronte, sulla quale splende la luce della verità. E va bene, Dondolindo si applica un po' questa immagine eh, poetica, alla, 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 a, diciamo, che poetica, ma che si fonda sulla realtà della santità alla Chiesa, immaginandola come una regina. Va bene, andiamo avanti. Ecco il prossimo paragrafo. Un vescovo che passa tra le contraddizioni e le invettive dei perversi e volge lo sguardo a Gesù è vero salvatore di anime, come fu il vescovo della chiesa di Smirne. Però vedete la missione eh, anche dei vescovi di oggi. A volte passano tra contraddizioni e invettive del mondo, ma diventano così ecco diventano salvatori, veri salvatori di anime. L'esortazione che Gesù Cristo fa al vescovo di Smirne è esortazione rivolta a tutti i vescovi della Chiesa, soprattutto nei tempi in cui la Chiesa è perseguitata. Il vescovo infatti è la parte più privilegiata della sua chiesa, la rappresenta, la difende e la guida nei combattimenti che essa affronta. Ecco, è il pastore. Quindi eh, ecco, deve guidare la chiesa eh, ad affrontare i combattimenti di ogni tempo. Gesù dice "Conosco la tua tribolazione e la tua povertà". È quello che Gesù dice al vescovo santo di Smirne e a tutti i vescovi che eh, ecco, subiscono la mirra delle sofferenze o delle persecuzioni. E questo è il grande fondamento della fortezza di un vescovo perseguitato. Gesù lo sa, Gesù lo vede, Gesù vi provvede. La sua speranza deve essere, la speranza del vescovo deve essere riposta in Gesù e a lui deve far conoscere, per così dire, nelle preghiere e nei sacrifici le angustie della sua chiesa e le proprie angustie. Ecco, cioè l'unione del vescovo perseguitato con Gesù deve aumentare tantissimo. Non vi conosco, dice Gesù, ai reprobi che affannosamente cercano il posto di pace da loro irrevocabilmente perduto. Dunque Gesù conosce gli eletti. E nel conoscerli li elogia e li premia, mentre non, conosco coloro, non conosce coloro che invece seguono il mondo. Egli conosce un vescovo secondo il suo cuore, conosce in un vescovo secondo il suo cuore la tribolazione e la povertà, le due vere gemme che adornano un vescovo secondo il cuore di Cristo, tribolazione esterna e povertà non conosce e perciò non approva e non benedice la vita gaudente e il lusso. Il vescovo non può essere equiparato ai principi della terra cioè dal punto di vista materiale, ecco, non deve fare una vita materialmente da principe. Egli ha la pienezza del sacerdozio. E in questa pienezza deve ammantarsi delle vesti, che le vesti ricchissime che un tempo eh, rivestivano uh, i, i vescovi e che la Chiesa impone ai vescovi, come un sacerdote che indossa i suoi paramenti. Sarebbe stoltezza il pretendere che egli, il vescovo, non porti con sacro decoro i segni della sua dignità. È un po' quello che è successo invece adesso. Per cui. Vanno di moda le croci di legno, le cose più orribili nella, nella santa liturgia, dove il vescovo rappresenta il sommo sacerdote che è Cristo, e qui giustamente Gesù dice: Dondolindo, dice: Sarebbe stoltezza pretendere che egli il vescovo non porti con sacro decoro, non con vanità o, o, o pensieri di, 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 di grandezza umana. Assolutamente non è questo. Ma con sacro decoro i segni della sua dignità, cioè della pienezza del sacerdozio di Cristo che ha. Ma il vescovo è anche padre della sua diocesi, mallevatore dei suoi figli, e come tale deve presentarsi innanzi a Dio nell'umiltà della povertà e della penitenza. Al di fuori delle sacre cerimonie, il vescovo Ecco, deve presentarsi nell'umiltà e nella penitenza, nella povertà e penitenza. Egli poi è ricco di grazie e può salutarmente influire sul suo popolo quando nel suo ministero è tribolato da quelli che si dicono cristiani e in realtà sono sinagoga di Satana, perché eh, ecco, in realtà si riuniscono in nome di Satana e seguono Satana invece che Cristo. Un vescovo che passa tra gli applausi cerimoniosi del suo popolo è un soggetto di parata, che serve più o meno come uno di quei festoni sgargianti che si inalberano per adornare un parco di divertimenti o di giostre di attenzione alle parate esterne. Un vescovo che passa tra le invettive o le contraddizioni dei perversi e volge il suo sguardo a Gesù per fargli conoscere. Le sue angustie e le sue necessità, cammina in mezzo al suo popolo come salvatore, e come salvatore di anime veramente, perché assomiglia a Gesù, bestemmiato dai sacerdoti, dagli scribi e dai farisei, nel suo doloroso cammino e nel suo supremo sacrificio. Ma Gesù cosa dice? Non temere nulla di ciò che stai per patire. Questo Gesù lo dice a tutti i suoi vescovi. Il coraggio soprannaturale deve essere una delle caratteristiche più spiccate di un pastore di anime, il coraggio soprannaturale si fonda sulla fede ecco, uh, piena, forte e sulla carità uh, ardente. Coraggio, coraggio soprannaturale, poiché il pastore affronta in pieno l'inferno e il mondo che è strumento dell'insidia infernale. Il mondo è strumento dell'insidia infernale. Il vescovo affronta l'inferno. Deve difendere il suo gregge dall'inferno. Che, che sapienza, don Dolindo, nell'esprimere no? questa verità. È, è così, di fatto è così. Il mondo è lo strumento dell'insidia infernali. Ed è così veramente. Vedete che coraggio soprannaturale deve avere un visco affrontare l'inferno stesso. Deve essere fedele fino alla morte, sino al sacrificio completo di sé per avere la corona della gloria. Deve essere vincitore di tutte le insidie di Satana per non essere offeso dalla seconda morte. Nella vita deve essere un combattente animoso e fedele per la gloria di Dio nella risurrezione deve risplendere di singolare gloria per onorare innanzi a tutte le genti il Redentore, da lui rappresentato in terra con la sua altissima dignità. È inutile nascondere questa dignità altissima che ha il Vescovo, o ridurla o sminuirla. Il Vescovo ha un'altissima dignità. Ripeto, Don Lindo l'ha spiegato benissimo. Non, non riguarda una, una dignità umana ma sopranaturale, di fede che lo rende ecco eh, lo rende sacramentalmente realmente rappresentante di cristo vicario di cristo ecco sulla terra e il papa no e Ivesco, i vescovi suoi collaboratori anche noi Finito di parlare del Vescovo, benché piccole pecorelle del gregge del Signore, non dobbiamo sfiduciarci nelle tribolazioni o nelle prove che subiamo dall'inferno, nelle persecuzioni che angustiano la Chiesa. Confidiamo in Gesù Cristo. Siamo in un periodo in cui la Chiesa è perseguitata veramente, la sana dottrina, la sana fede sana morale, sono perseguitate, sono combattute dall'inferno e da chi si è strumento dell'inferno come il mondo. Bene, confidiamo in Gesù Cristo, affidiamoci a Lui, facciamogli conoscere le nostre necessità pregando con piena e filiale fiducia. Siamo villipesi calunniati dal mondo? Non ce ne accoriamo, non, non, non ci scoraggiamo in modo diciamo eccessivo poiché gli stessi insulti sono per noi ricchezza quando ci danno occasione di esercitare la pazienza. Non temiamo nulla di ciò che stiamo per patire nella nostra professione di fede cristiana, siamo fedeli sino alla morte se vogliamo la corona della vita, siamo vincitori con la grazia di Dio se vogliamo conservarci in grazia e risorgere anche noi nella gloria per il premio eterno. La nostra tribolazione, anche se riempie tutta la nostra vita, è breve. La tribolazione è breve, anche se dura tutta la vita. E Dondolindo ne sa qualcosa, perché per anni e anni è stato perseguitato, caluniato, condannato. Ma è breve, poiché la vita passa presto e il suo percorso è meno di quello che sono dieci giorni di fronte a un anno. Ascoltiamo. In noi la voce dello Spirito Santo che ci parla con le sante ispirazioni che ci dà lo Spirito Santo sempre, e col Magistero infallibile della Chiesa, infallibile, perenne della Chiesa. Seguiamo fedelmente la divina legge, combattendo contro Satana, il mondo e la carne, e avremo anche noi la corona della vita. Bellissima questa conclusione di Don Dolindo prima di passare alla terza lettera, alla terza lettera indirizzata al Vescovo e alla Chiesa di Pergamo. Ma concludiamo appunto con questa bella esortazione, rimaniamo fedeli, rimaniamo obbedienti, rimaniamo ecco, saldi nella fede cattolica e nella santa carità e nell'obbedienza alla volontà di Dio e avremo anche noi la corona della vita. Così sia. Ave Maria. Avete ascoltato L'Angolo di Dondolindo, speciali Apocalisse. A cura di Padre Settimio Maria Manelli.